Buongiorno, devo andare dal dentista, sono le 9 meno un quarto, io in teoria è un'ora che già stavo lì, di solito. Mia madre è stata capace di farmi fare tardi e quindi dobbiamo ancora scendere di casa. E si è messa pure a parlare con la signora di fianco. Fammela andare a pigliare, va. Oh là là, ci ritroviamo. Sono a casa già da un paio di orette, scarse, molto scarse. Ho pranzato, mi sono rivisto la puntata che stavo completando ieri. Nel caso in cui avessi perso qualche pezzo o avessi sbagliato a fare qualche montaggio, ora la sto esportando. Non so onestamente quanto ci metterà, 23 minuti. E poi la metterò a caricare. Forfora ovunque. Sono stato in ambulatorio, ci sono un po' di novità da quando Pasquale è morto, però vedo che piano piano stanno riequilibrandosi e la cosa mi fa piacere perché mi sarebbe molto molto dispiaciuto se tutto fosse andato in fumo. Evidentemente non è così perché c'è qualcuno che soffia. Sono molto stanco, quindi penso che per il momento mi vado a stendere perché poi devo andare di nuovo in chiesa stasera e poi tornerò a finire di lavorare. Se sta scendendo la voce, sono molto molto arrabbiato per quello che sta succedendo attorno all'argomento di Totorina, quindi appena mi è possibile, due parole le voglio spendere anch'io al riguardo, ma per il momento ho bisogno di chiudere un attimo gli occhi. Quindi ci vediamo più tardi e di sicuro parlerò di questo. Amici cari, non ho ancora parlato di Rina, di quello che ne penso, non ho praticamente quasi fatto niente perché, non lo so, mi è venuto un abbiocco pesantissimo e mi sono completamente addormentato. Boh, poi mi sono messo al computer a fare qualcosa, ma comunque non ho concluso granché. Quindi ne approfitto, sto scendendo prima in chiesa, mi metto, se la stanzetta è libera, l'ufficio è libero, mi metto al computer lì. Ho dimenticato gli occhiali a casa, non salgo di nuovo. A quanto pare non sono venuti a finire i lavori, speriamo almeno abbiano finito, o meglio che abbiano risolto. Andiamo in chiesa. Eccomi qua. Allora, mentre che si carica il computer, mi sistemo e possiamo brevemente, perché manca una mezz'oretta, meno di mezz'ora alla messa. Devo stare così, è corto. Premettiamo una cosa fondamentale, che è quella che io in pratica non capisco di politica, non sono informato a dovere, né voglio con questo video applicarmi tanto da pretendere di dire la verità sulle cose. Quello che dico è semplicemente il mio punto di vista, il mio pensiero, il pensiero di una persona che cerca di capire la verità e che cerca anche di trovare un equilibrio fra quello che potrebbe essere, appunto, quello che vediamo, un po' la vendetta che si vuole vedere e si vuole dare, perché quando uno subisce un torto è facile pensare così, e la giustizia che lo Stato dovrebbe in realtà offrire a tutti, anche a chi è un delinquente e un assassino, perché lo Stato in teoria non dovrebbe fare queste distinzioni, è la legge che poi le fa le distinzioni, perché deve punire. Quindi parliamo di Rina. Sta morendo, è giunto finalmente, anche se è brutto dire, alla data di scadenza. È brutto dirlo di tutte le persone in generale, ma dicendo alla data di scadenza intendo sempre in maniera sarcastica. Ed esiste poi lo Stato che deve pensare, come ho detto, al bene e al benessere del popolo. E in questo popolo però ne rientra anche Rina. Per Rina chiedono una morte dignitosa e tutti quanti si stanno arrabbiando. Si stanno inalberando, sì, è giusto che torni a casa e no, non è giusto, deve schiattare in carcere. Anzitutto esistono gli ospedali nelle carceri, se non sono ospedali sono infermerie, ed esistono poi le celle separate. Esistono poi gli ospedali ed esistono i militari, i poliziotti, i carabinieri che possono fare da piantone negli ospedali. Così come si fa ad esempio quando si arresta qualcuno che è pericoloso, così scompare tutta la luce. Lasciarlo tornare a casa, lui che è un non pentito ed è un pluriomicida, significa fare il suo stesso gioco e lasciare che noi ci freghiamo con le nostre stesse mani.
perché lo sanno lui e tutti gli altri mafiosi, camorristi e tutto il resto, e siamo deboli e teneri di cuore perché purtroppo lo siamo, soprattutto noi che ci dichiariamo cristiani e che quindi cerchiamo di dare perdono alle persone. Però siamo cristiani ma non siamo fessi. Io lo dico sempre, non teniamo scritto Iocundus in testa, non teniamo scritto però manco strunzo in testa. Wow. Fare il suo gioco quindi significa anche lasciarlo tornare a casa dove può meglio, perché di certo non avrà smesso in questo periodo, di gestire le cose di cosa nostra. Ed è da stupidi quindi far sì che lo Stato permetta una cosa del genere. Perché se prima era difficile per lui perché è in carcere, ma fattibile comunque, figuriamoci ora che tornerà a casa, se tornerà. Quindi esistono molti, moltissimi altri modi per poterlo tenere in detenzione, perché merita la detenzione, perché è la legge ad avercelo messo a causa di quello che ha fatto. Ma non in una fredda cella, su un letto duro, con una latrina sotto la finestra e senza separé. Siccome essere vendicativi, che è quello che ci abbasserebbe realmente al suo livello, non serve a niente, né ci aiuta a vivere meglio, basta ragionare e basta semplicemente comportarsi da uomini con i cosiddetti, con dignità e con fermezza. Un uomo che ha ucciso, e ne ha uccisi tanti, e se non li ha uccisi lui li ha mandati a uccidere, e quindi ha fatto quel che ha fatto e ha continuato a minacciare da dietro le sbarre fino a poco tempo fa, ricordiamoci se non sbaglio Don Ciotti, non merita dall'uomo alcuno sconto di condanna. Quando morirà sarà giudicato, secondo me, da chi solo può giudicare, può perdonare o può condannare. Non saremo però noi a preannunciargli nulla da qui. È inutile. Però, propedeuticamente a quello che ha fatto e alle sue azioni, l'uomo non deve scontargli nulla, deve trattarlo per quello che ha fatto in base alla sua condizione. A chi ci sputa in faccia, in parole povere, noi per caso lo perdoniamo, lo abbracciamo subito o vorremmo buttarlo a terra e scassargli la testa? Molto più semplice come ragionamento. Cosa faremo? È umano che se uno ci sputa in faccia pigliamo a paccare, no? E questa è una reazione umana e animale. Ma noi siamo realmente diversi dagli animali? Dove è andata a finire la nostra umanità se pretendiamo che una persona malata muoia solo in galera, in gabbia, e non in un letto d'ospedale o di infermeria controllato da chi è servo dello Stato, oppure lo si vuole a casa senza neanche i piantoni, perché figuratevi se mai fosse possibile una cosa del genere, che un piantone sta fuori la casa di Totò Riina, ma anche di qualunque altro boss. In quanto tempo quel soldato, quel militare, quel poliziotto, padre di famiglia magari, viene ucciso? O passa un guaio? Allora, ragioniamo le cose. Dov'è quindi la nostra umanità? Io posso semplicemente augurargli buona morte, non dignitosa morte, buona morte. E spero che all'ultimo respiro possa incontrare la sorella che ha tanto elargito largamente alle sue vittime e possa quindi averne paura, e per sorella lo intendo in senso francescano, la sorella morte. Paura come l'hanno avuta le persone che lui stesso ha mandato a uccidere, tutte quelle vittime innocenti e tutti quei parenti che per puro sbaglio lo hanno incontrato. Paura della morte che forse, forse, solo in quell'ultimo istante potrà servirgli da catarsi. Perché la conversione e la redenzione sono pur sempre una grazia che solo pochi sanno cogliere. Quindi buona morte, Rina, perché nessuno te la augurerà come te lo sto augurando io, come te lo sto dicendo io. Quando poi incontrerai il creatore, rimarrai talmente spiazzato che non ti basteranno le lacrime che piangerai, perché chiedere scusa di ciò che hai fatto forse sarà troppo tardi, e solo allora, forse, riuscirai a renderti conto di ciò che hai combinato a tanta gente che non c'entrava niente. E forse, dico forse, sarà troppo tardi, perché il tempo che avevi qui l'hai sprecato bagnandoti di un sangue che purtroppo ha la S minuscola e non la S maiuscola. Quel sangue che quindi ti avrebbe potuto salvare e che per me sta oltre quella porta, fra pochi minuti durante la messa. Quello che sto dicendo non lo sto dicendo con un tono di vendetta o con un tono di superiorità, perché per me che sono cristiano so di aver scelto la fetta giusta.
Quella è una cosa che riguarda me, però da cristiano so che bisogna avere rispetto della vita, che bisogna avere rispetto delle persone, che bisogna anche compatirle, le persone che questa scelta non l'hanno saputa fare. Hai scelto quindi il sangue sbagliato, quello che di sicuro non ti può salvare, ma che con le tue azioni di sicuro ha salvato altre persone. Quindi volente o nolente ti sei comunque fatto strumento per la salvezza di qualcun altro, a discapito della sanità mentale e fisica dei parenti delle persone che sono morte. Purtroppo questo non te ne renderai conto, purtroppo questo non lo capirai nemmeno, molto probabilmente. Quindi posso semplicemente augurarti buona morte, perché non si toglie a nessuno questa dignità di morire bene, non di morire dignitosamente, perché come l'hai tolto alle tue vittime, tanta altra gente vorrebbe toglierla a te. Io però sono diverso da questa gente e anche se so che è difficile, perché magari non sono morti i miei parenti per mano tua, sono morte comunque persone italiane, togliamo italiano, sono comunque morte persone, persone che avevano una loro dignità e per i tuoi giochi malsani, perché sono giochi malsani quelli della camorra e della mafia, sono morte. Persone che non c'entravano assolutamente nulla o che comunque ci sono rientrate nei tuoi piani, perché per te tutto era uno strumento. Per fortuna nostra, il Signore anche degli assassini ne fa uno strumento. E spero proprio che appunto nell'ultimo tuo respiro possa accorgerti di tutto questo disegno che è molto più grande anche di te, che è molto più grande anche del sangue che hai versato e che quindi possa redimerti. Se succederà, ne avrei guadagnato tanto e spero che poi da lassù, in un modo o nell'altro, riuscirai a scontare tutto. Ma qui le persone che hai ucciso nelle parentele non riusciranno mai a perdonarti. Fatti una domanda prima di morire. Buona morte. Ragazzi, io penso che vi saluto qui perché per me è inutile continuare, ho parlato troppo forse oggi. Vi ringrazio per l'attenzione. Io scendo a messa perché manca un quarto d'ora, quindi inizio a uscire da qui. Spero di essere stato capito e di non venir frainteso in ciò che ho detto, perché veramente io non ho intenzioni di né fare l'eroe né fare discorsi che magari sono più grandi di me o altro. Semplicemente volevo spiegarvi e raccontarvi il mio punto di vista e la mia visione della situazione. Magari non interesserà a nessuno, magari sto sbagliando io perché sarebbe giusto augurare la morte a queste persone, ma io sono diverso, la penso diversamente. Sono cristiano non perché mi devo sciacquare la bocca, ma perché ci credo e vorrei in tutto questo dolore trovarne un senso. E quindi l'unica cosa che posso fare, forse proprio perché non sono stato toccato dalle mani assassine di quest'uomo e di gente come lui, posso vedere le cose forse in maniera diversa, che non significa per forza la maniera giusta. Io vi ringrazio, con questo messaggio, anche se forse stupido, vorrei essere vicino a tutte quelle persone che hanno perso amici, parenti e familiari. E vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi a questo canale, a quello di Oira De Di Recenso. Ci vediamo domani. Lunga vita e prosperità. Da nuovo con le canottiere, fateci l'abitudine, non mi venite.